cominciato il cosiddetto switch off, quindi il digitale terrestre da risintonizzare, potrebbero esserci problemi nel ricevere il nostro canale. Insomma, stiamo ricevendo delle segnalazioni in questo momento dalla Lombardia, però poi piano piano coinvolgerà tutte le regioni d'Italia. Allora, la cosa importante, potete dirlo magari ai vostri amici che sono a casa e che non riescono a prendere il canale, dovete provare ancora a risintonizzarlo, perché nel giro di pochi giorni questo tipo di situazione si andrà a sistemare. Se non dovesse essere così, vuol dire che magari nel condominio c'è l'antenna centralizzata da sistemare, quindi in quel caso ci si rivolge all'antennista di fiducia e con un intervento breve tutto viene messo a posto. Quindi mi raccomando, esatto, Dite ai vostri amici o ai vostri parenti, insomma, che avessero problemi a trovarci, di riprovare ancora la risintonizzazione. O di chiamare un amico capace a mettere a posto questa situazione. Sì, io, come hai fatto tu, no? Ieri non vedevo me, adesso ho chiamato Pier Silvio. Io ho chiamato lui. È vero, Ugo ha chiamato me e io gli ho detto quello che sto dicendo a voi. Quindi, vedi, alla fine abbiamo trovato la soluzione. Mia madre ha sbagliato, ha chiamato l'ortolano perché non capiva quale fosse il difetto, ma non se ne intende molto. Vi aspettavate questa partita così? No, sono deluso Ancelotti, sono sincero. Perché un uomo della sua esperienza non può farsi, secondo me, fregare così. Perché la cosa grave sono le quattro volte che Mbappé è sceso nello stesso modo sulla sinistra. Due mira quel portiere, uno tiro fuori e l'altro l'ha messa dentro con una classe, una disinvoltura. Poi un gol annullato anche. Sì, ma capisci che però, cioè, visto che un 1-0 ti può portare ai supplementari, cioè io vedo quella fase difensiva di destra tra Carvajal e Militao stasera che è un disastro completo. Ma il centrocampo non appoggia, cioè la potevi portare avanti in un altro modo, secondo me, questa partita volendo o no? Gli uomini sono quelli lì, il Paris Saint-Germain ha una qualità lì davanti. No, ma la qualità, guarda, la velocità della partita la guardavo prima, è imbarazzante da tutte le parti, perché quando partono da una parte all'altra, cioè, io dico dove andiamo noi, mi faccio segno della croce, no? Per dire, ma però ripeto, mi sembra una cosa basilare per un allenatore come Ancelotti non pensare a questo, cioè piuttosto che giocarla in modo brutto. Ma secondo te, se c'è in campo Carvajal e lui non l'ha ancora cambiato, evidentemente perché Pacchina non ha un sostituto migliore di questo qua. Sì, ma anche noi abbiamo De Sciglio e Rugani e sì, Rabiot e Arthur. Provi a fare le partite, vinci magari col Chelsea 1-0 giocando in modo difensivissimo. Sì, certo. No, cioè, però sai qual è il problema, secondo me, Francesco? Che sia una che l'altra non sono predisposte a giocare. Certo, vero. Uno, due, verissimo. Due proprio a livello mentale. Cioè, tu ti vedi un Real Madrid che sta più corto e però parte contro piede. All'andata l'ha fatto. No, però all'andata l'ha fatto. Sì, all'andata il Real non ha superato la metà sì, campo. Ma cioè, il problema è un po' diverso. Allora, là era l'andata e giocavi a Parigi. Sì. Qua giochi in casa dove devi far gol comunque. Ripeto, noi abbiamo sentito le interviste di Ancelotti e anche dei giocatori del Real. Comunque hanno detto, noi siamo Real Madrid, sappiamo di incontrare una grande squadra, ma noi vogliamo passare il turno. Perché siamo Real Madrid. Allora tu non puoi vedere stasera una squadra, sei obbligato a giocare cioè, uno sul gol di Mbappé, Militao, non gli si mette davanti, sta di lato e lascia il palo completamente libero. Poi Mbappé ti prende 3 metri, questo lo primo, sappiamo. Perché Casemiro non ce l'hai, è un altro incontrista a metà campo che ti manca. Però ripeto, vedo delle cose... Hai esitato un po' troppo lì. Doveva entrare uno. Casemiro? Sì, sono anche il difensore, sì, sì. Militao. Però è anche vero che se entri e sbagli l'intervento, poi magari ti prendi il cartellino. O ti salta o ti importa o devi far rigore. Non posso dire una cosa, però stiamo parlando, l'avete detto anche voi, dei fenomeni. No, cioè, ma questi certo. Sono tutti certo. Giocatori che, a parte Mbappé, ma anche quelli del Real Madrid comunque, tutti, dal primo all'ultimo, sono dei giocatori che sono superiori alla media. Perciò se c'è un errore, e questo c'è per forza, c'è perché magari lo fa il difensore, ma c'è anche perché l'attaccante è bravo vabbè, a fartelo certo, fare. Certo. No, c'è anche il fatto che l'età del Real Madrid rispetto agli altri anni delle Champions sì, però è calata. Francesco non è una squadra che è capace a giocare dietro. Ma anche il Real di qualche anno fa, tra l'altro. No, però sta vincendo la Liga con 8 punti di vantaggio, sì, quindi sì. Comunque è un Real competitivo. Assolutamente sì, però ripeto, proprio perché è così competitivo, io posso invelere 2 imbucate di Mbappé così, non 4 no, in 40 capito, minuti in casa. Chiaro. Cioè, Massimo, cosa ne pensi? Sei deluso anche tu dall'atteggiamento di Ancelotti di questa sera? Oppure non c'era molto da fare, insomma, la doveva giocare così? Ma bisogna anche mettere comunque in considerazione il fatto che davanti ci sono veramente dei giocatori straordinari. Quando hai davanti dei giocatori straordinari è anche difficile capire come puoi fermarli. Poi Ancelotti sicuramente avrà preparato la partita al meglio, però
non è detto che poi quei giocatori riescano poi a applicare in campo quello che è stato chiesto dall'allenatore. Io però sono d'accordo con Paolo Marcello, che descriveva la partita secondo me in modo preciso e diceva che andavano a una velocità che rispetto, sì, a come pazzesco andiamo noi in Italia, è pazzesco, veramente il triplo. C'è gente che mi sta scrivendo che mi dice: mi sembra di vedere la PlayStation in certi momenti, anche come giro palla, come situazione proprio di muovere la palla. È logico che se tu, Giacomo, lo sai, giro palla, se c'hai un giocatore che è bravissimo coi piedi, il giro palla viene a una velocità incredibile. Se c'è un giocatore che ci mette anche solo quei 3 secondi in più, 3 secondi, hai già spostato la squadra di 10 metri, la squadra avversaria. Massimo, quindi sai meglio tu, Giacomo, quando hai determinate qualità in campo e vengono applicate, la qualità è tanta roba se un allenatore ce l'ha a disposizione, sia davanti che dietro. No, ma Massimo ha ragione, anche perché nel giro palla, quello che sta dicendo, no? Tu hai davanti dei giocatori fondamentali, no? Che la fanno girare a 300 all'ora. Lui prima ha detto che l'ha chiamato, che sembra di vedere la PlayStation. Giustamente, come ha detto Massimo, se tu trovi un giocatore che rallenta la giocata di 3 secondi, io non sono in marcatura, riesco a andare sulla marcatura, perciò riesco ad accorciare. Invece con questi qua, ragazzi, secondo ma me, si capisce, diventa difficile. Scusa Giacomo, ma guardando questa partita qui, guardando il livello di velocità, sì, con il quale corrono le due squadre, si capisce perché noi quando andiamo in Europa facciamo fatica? Parla per te. Sì, no, ma è vero. È vero, però... Il discorso che stai dicendo è vero, però se tu hai sentito cosa ha detto Massimo, e io sono d'accordo, quando tu in campo hai 22 giocatori così, sì, cioè certo, noi purtroppo in Italia non abbiamo, secondo me, una squadra che ci sono in campo di questo livello. Anche se compriamo Cristiano Ronaldo... E tutto il rispetto dei giocatori italiani. È vero. Pensa che mi è appena arrivata una mail da Torino, in merito a quello che diceva Brambati, dove dicono che stanno cercando dei cameraman nuovi, qualora la Juve passi il turno, perché se dovesse affrontare mai Real Madrid o Paris Saint Germain, abituati a Arthur Rabiot, devono cambiare cameraman perché non sono abituati a girarsi con tutta Fede, la velocità. Posso raccontare un aneddoto? Vai. Allora, Massimo si ricorderà sicuramente, perché in quel momento, in quel periodo lui c'era. A me sembra vedere da metà campo in avanti il Napoli di Maradona, Carreca e Giordano. Cioè, per noi difensori, no? Ti sto raccontando un aneddoto per dirti che negli anni, fine anni 80, quando giocavi contro questa squadra, e Massimo si ricorderà perfettamente, quando arrivava la palla a Ciccio Romano, che davanti c'era Giordano, Maradona e Carreca, per te difensore pensavi sempre di arrivare a anticipare. E invece no. E invece non ci arrivai mai. Ma perché? Perché loro all'epoca avevano già delle giocate superiori alla media. Non so se Massimo è d'accordo. Max? No, vabbè. Ma sono d'accordo anche perché ti ricordo che Giacomo con i tacchetti affilati cercava di fermare. E non ci arrivai mai. Arrancavi sempre. I tacchetti in beretta. No. Altro che marcatura. Giacomo aveva la tattica. Però... Quando vedevo alzare le mani in campo che stavano arrivando i massaggiatori, dicevo: cazzo, è arrivato Giacomo lì. No, il problema è che con questi giocatori che ho citato prima, sembrava il discorso di Francesco, che io avevo la colla sotto i piedi. Perché con gli altri giocatori, e c'erano altri giocatori importanti in Italia, però loro tre facevano girare questa palla davanti, dove tu andavi a casa, dovevi prendere la nuova gina. Beh, quindi è un problema di ritmo, Ugo, o di qualità che è superiore. Qualità superiore sicuramente. Però tu incominciavi la demolizione nel corridoio dello spogliatoio. È vero, no? Devi cercare di intimidire. Vai, Ugo. All'epoca, Ugo, secondo me, c'erano dei difensori che erano molto tecnici, ma menavano anche. Oggi, guardando anche questi del Real Madrid, sono molto tecnici, ma meno poco. Però oggi c'è il VAR, oggi non puoi più fare... Perché loro entrano in campo per dire: noi dobbiamo imporre il nostro gioco e dobbiamo vincere. Quindi non sottolineando e non curando certi particolari. È ovvio che un allenatore italiano stasera prendeva un bulldog. Sono d'accordo, se posso aggiungere una cosa, certo, velocissima. Certo. Per esempio, per stare ai tempi nostri, ad oggi,
tu guarda nel momento in cui Chiellini va ad attaccare l'avversario. Io ripeto, con tutto il rispetto di tutti gli altri, perché ce ne sono altri, tipo Skriniar, tipo Bremer, ce ne sono forti. Tomori. Non l'ho capito. Tomori. Ce ne sono. Però te guarda come va a marcare e ad affrontare l'avversario Chiellini, in modo diverso. Vecchia scuola. Eh sì, perché? Perché lui arriva ancora, gioca in questo momento, perciò è abile anche, nonostante l'età, per questo periodo. Ma lui ha la scuola vecchia della marcatura, come posizionarsi. Esatto. Cioè, è importante quello, eh. Sì, assolutamente. Ripeto, ce ne sono altri che sono fortissimi, perché ho citato due o tre nomi, ma ce ne sono altri. Però io parlo solo dal punto di vista della marcatura, ho capito. Esatto. Sì, del saper difendere, non dell'essere completo, esatto. No, a 360 gradi. E Paolo, confermi quel discorso, no? Che a vedere il ritmo di questa partita si capisce come ci sia differenza con il calcio italiano. No, è impressionante. È impressionante perché ti arrivano palloni belli, i passaggi sono tutti secchi, vanno a grande velocità, ma poi sono precisi, ma inevitabilmente con lo stop seguente la palla si blocca, va velocissima, è impressionante. Cioè, io posso anche capire le difficoltà del reparto arretrato del Real Madrid, che non vanta giocatori velocissimi, perché Militao e Nacho veloci non lo sono, quando vengono presi in controtempo, perché anche il passaggio di Neymar per Mbappé, ripeto, sembra banale, ma banale non è, perché è col contagiri e con la velocità giusta, quando ti trovi davanti ai fenomeni fai fatica. Andiamo in pubblicità, al rientro apriamo ufficialmente il capitolo Inter, dobbiamo parlare di quello che è successo ieri, vedere se c'è un bicchiere mezzo pieno oppure se prevale il lato vuoto. Vi faremo anche rivedere alcune immagini, perché ieri, per esempio, durante la partita ne abbiamo discusso. Sulla testa, Elio. A testa alta scriviamo nel nostro titolo, non ti curare. Dai, due minuti, torniamo subito. Cominciato il secondo tempo a Madrid, c'era stato un gol a Manchester, però è stato annullato, quindi il City era andato in vantaggio, Francesco aveva esultato perché a quel punto, insomma, era libero dalla... Anche adesso, certo. Però 0-0, è stato annullato per fuorigioco. Paolo, come è ripreso il secondo tempo? Nessun cambio, il Paris Saint-Germain ha un atteggiamento sornione, chiaramente, in vantaggio di due gol, quindi... Può aspettare nella sua metà campo il palleggio del Real Madrid, che in questo momento è un po' lento. Adesso vediamo se riesce a velocizzare con Vinicius sulla sinistra, finta su Hakimi, rientra sul destro Vinicius, poi c'è il fallo, credo, no, l'arbitro fa continuare, Benzema, cross, siamo quasi al limite dell'area, apre sulla destra per Carvajal che può mettere in mezzo, finta su Nuno Mendes, prova ad andare a cercare la profondità, Carvajal sulla destra, prova a mettere in mezzo, tergiversa un po' troppo, alla fine perde il tempo, svirgola e rinvio dal fondo. Il motivetto della partita non può che essere questo: Real Madrid in possesso palla, Paris Saint-Germain che aspetta e poi proverà inevitabilmente a ripartire in velocità. Liverpool-Inter ieri sera l'abbiamo ovviamente seguita e commentata qui, alla fine l'Inter ha vinto ma non è bastato per andare ai quarti di finale. Riviviamo allora le emozioni di Anfield direttamente dalla voce di Filippo Tramontana. Io credo che l'obiettivo di oggi dell'Inter, anche in virtù del risultato dell'andata, sia quello di giocare una bella partita, di giocare alla pari come all'andata, possibilmente uscire con un buon risultato, quindi non con una sconfitta ma con un risultato positivo da Anfield, e mantenere alto il morale dopo la vittoria con la Salernitana. Quindi vuol dire andiamo a giocare ad Anfield, giochiamo alla pari. Qualificarci è effettivamente molto complicato, però l'importante è tenere il ritmo e il livello delle prestazioni alto per ricominciare anche in campionato a giocare come giocavamo un mese e mezzo fa. Quello credo sia l'obiettivo. Poi, se succede il miracolo, siamo tutti contenti, ma di miracolo si tratterebbe. Certo. Tutto pronto per Ciala, tira verso la porta, Alisson smanaccia e poi Alexander Arnold spazza via dall'area di rigore, palla che finisce in fallo laterale a favore dell'Inter. Alexander Arnold sistema il pallone sul terreno di gioco, quattro uomini dell'Inter in barriera, tutto pronto per la punizione del terzino inglese, fischia l'arbitro. Parte Alexander Arnold, fuori di pochissimo alla destra di Handanovic, ce la caviamo, la finisce tirata, il primo ragazzi. Tempo 0-0 tra Liverpool e Inter. L'Inter ora spinge e ha spazio al limite dell'area, ancora Lautaro! Lautaro! 1-0, esterno destro dal limite dell'area di rigore, la palla va ad uscire e batte Alisson, l'Inter è in vantaggio da Anfield, 1-0, è il
possibilità. Dai ragazzi, dai. Gran gol di Lautaro. Attenzione che ora c'è spazio ancora. Sanchez non arriva sulla palla, ma ancora Inter. Attenzione che Sanchez commette un altro fallo. No, è rosso. Vediamo. No! Questo no però. No, rosso così. No, questo è il secondo così. Giallo, Questo è il secondo giallo, ma questo però no. Qui anticipa, no, qui prende la palla, ragazzi, espulso Farris, però qua per me prende la palla. Poi è chiaro, poi va a prendere anche secondo me anche non è giallo, secondo giallo, scusa. Sì, questo. È secondo giallo. Secondo giallo la stava sì, è secondo giallo, ma secondo me questo proprio non è fallo. Riparte il Liverpool, Jordan Henderson va a cercare Diaz, palla in aria per Alexander Arnold che stoppa il pallone di petto, cross in mezzo, Diaz, la deviazione miracolosa di Vidal che salva un gol già fatto. Aspettiamo solo il fischio finale dell'arbitro. L'arbitro, il quarto uomo dice finita. Aspettiamo il rinvio di Allison e poi ci sarà il triplice fischio che arriva in questo momento. Inter batte Liverpool ad Anfield 1-0, tra l'altro Liverpool non perdeva in casa da non so quanto, non fa segnare il Liverpool, segna un gran gol Lautaro, riapre la partita, ma poi l'espulsione di Sanchez ci taglia le gambe, usciamo dalla Champions League non a testa alta, di più, con una grandissima partita. Elio, vengo subito da te, insomma, qual è stata la tua sensazione ieri al fischio finale? La sensazione al fischio finale è stata che abbiamo sprecato un'occasione per l'ennesimo colpo di testa di uno dei nostri giocatori e sicuramente non abbiamo fatto nessuna impresa se non l'unica nota positiva che ho tratto di ieri sera è stato il risultato. Certo, l'Inter non mi è dispiaciuta sul piano dell'impegno. Cioè, Mbappé da solo davanti a Courtois lo salta, mamma che gol che ha fatto Mbappé. Mamma mia. Forse fuori gioco, ma ha fatto una finta, ragazzi, mi stavo cadendo io dalla sedia. Cioè, sì, sì. Non ci ha fatto capire niente, una l'ha finta fatta. Sparire totalmente. Mamma, allora vediamo se è fuori gioco sull'assist di Neymar. Fuori gioco. Netto Giucas di Mbappé. Casella con una magia. Ma guardate qua cosa mamma fa. Mamma mia. Fa un doppio passo in torsione, non... ma secondo me voleva colpire. Fa il doppio ciccata. Passo senza mai toccare la palla, la fa solo con il corpo. Cioè, questo era da rivederlo all'infinito come la finta di Ronaldo in finale di Coppa UEFA con la Lazio. È vero, è vero, ricordavo diversa, un po'. Ma bellissima. Vedendo la finta che ha fatto, mi sono fatto male il ginocchio io. Mamma mia. Distorsione al ginocchio per non distorsione. Mamma mia. Comunque si resta sullo 0-1, quindi il Real rischia, ma rimane ancora in piedi. Elio, stavi dicendo? No, stavo dicendo che, ripeto, l'unica cosa che ho, l'impressione che ho tratto è fra l'altro è anche che se con questa squadra in panchina ci fosse stato Antonio Conte probabilmente la partita l'avremmo vinta. E qui devo andare per forza da Massimo allora, anche perché ieri sera ti ho sentito, no, discutere con gli ospiti presenti al processo proprio di questo, cioè sul fatto che comunque con Conte secondo te le cose sarebbero andate diversamente? No, io non ho mai detto il nome di Conte, no, io ho detto semplicemente che forse, lo dico adesso, che probabilmente quello che ha detto Tramontana all'inizio è stato troppo ascoltato da Inzaghi, perché io credo che nel momento in cui passi in vantaggio, peraltro parliamoci chiaro, un vantaggio non completamente meritato, avevi fatto un tiro in porta, loro alla fine hanno preso tre pali, si sono mangiati un gol incredibile, Massimo, alla fine. Scusa, però i tre pali Prego. Sono tre tiri sbagliati. Come noi all'andata abbiamo preso la traversa, no, tiro sbagliato. No, ma io sto dicendo, no. Sì, ho capito, però sto dicendo le occasioni Inter non le ha avute. No. Ha avuto una punizione, si è difesa molto bene, ma io infatti all'inizio della partita ho detto l'Inter secondo me deve puntare, hai visto, che ha scelto quello schieramento, puntare a non prendere gol e si mette lì, aspetta a non prendere gol, nel secondo tempo però ti devi giocare le tue carte. Vero che a mio avviso sei stato tra virgolette penalizzato, però secondo me giustamente, perché se non c'era l'espulsione del primo tempo c'era quella del secondo, voglio dire, girala come vuoi, Sanchez con quei due interventi doveva andare uno fuori. Certo, sono d'accordo. Se uno si lamenta del secondo, allora uno infatti dice ma nel primo dovevi andare fuori, quindi sta graziato nel primo, esatto. Poi però, scusami Elio, ma nel momento in cui fai l'1-0,
anche se sei in 10, ma cos'hai da perdere? Metti dentro Vecino e Gagliardini, sì, e alla fine della partita mi dici che Dzeko te lo sei tenuto per scusami, te lo sei tenuto per il campionato. Quando, scusa, ma Dzeko mettilo a 25 minuti dalla fine? Sì, sì, sono d'accordo. Cosa preservi per il campionato se gioca 25 minuti? Sono d'accordo. Scusa, ma io mi te. Gioco tutte le carte, io sono l'Inter, non è che sono andato a Liverpool per cercare di fare la bella. Tu vai a Liverpool, a maggior ragione che in casa li hai messi alle corte, anche perdendo 2-0, a maggior ragione sull'1-0, in 10, e io mi gioco tutto, certo. Perdo 3-1, pazienza. Tanto ma sei comunque fuori. 1-0 che passa a loro. Sono d'accordo. Scusa, esatto, ma che me ne frega. Sono d'accordo. Sì, io questa... mi gioco la qualificazione, mica mi gioco di... Ma no, mica, ma mica difendo l'1-0. Effettivamente quel cambio nel finale in cui invece no. che mettere Dzeko... metti Vecino, è sembrato più intelligente dell'Inter, no. tra l'altro Dzeko sì, ma, non puoi, mettere Gagliardini no ma non puoi mettere Gagliardini, Vecino, ha messo Gagliardini, cioè, tra l'altro sono... Lautaro che con quel allora, gol lì ci sono dei e poi ha tolto Lautaro, esatto, che era in, che era in fiducia lì, che era, perché esatto, aveva segnato, cioè, il gol secondo quindi... me il signor Inzaghi, che per carità di Dio sta lavorando bene, ha lavorato bene eccetera, però gli manca uno per far 31. Perché come non nel ha derby, la, no, Elio? Esatto, non ha la cattiveria, fra virgolette, di Conte. Non ha quella carica emotiva che Conte trasmette alla squadra. Perché di friffo, di fraff, lui riesce a caricare. Cioè, gente come Gagliardini, Vidal, quella gente lì, nelle sue mani, ti rendono tanto. Nelle mani di Inzaghi non rendono niente. Ragazzi, ma ripartiamo basta. Da qui, guarda, dopo la pubblicità ripartiamo proprio da questo tema, effettivamente, se ci sono anche però degli errori fatti da Inzaghi nel finale di questa partita, certo. quando l'Inter l'aveva riaperta, perché 0-1 con mezz'ora davanti la partita è riaperta. Di essere in vantaggio, non aver beccato ancora gol, la pigliano pali e traverse. Andare a dire ai microfoni dopo, abbiamo giocato alla pari, ma guarda, quella è una fesseria assurda. A tra poco. Quindi, molle su quella palla, no, lì, ragazzi, ma gli ha c'è stato contro. Il contrasto, Ugo, ma non c'era mai. Ugo Benzema gli ha dato una tramvata, oh. Gli ha dato una botta, Sì, ma lui era molle, si cercava di Ho capito, era molle, però gli l'ha data. Ragazzi. Molle o non molle, però ma no, fallo, no, c'era, non è fallo. Su, c'era fallo. C'era fallo, c'era fallo, assolutamente no. Francesco, quindi 100, per Ugo non è fallo. Fallo. Per Elio e Giacomo sì, per Francesco. Io vorrei rivedere un'altra angolatura, perché da qua mi sembra un contrasto di gioco molto vigoroso, ma non so dirgli se è un fallo. Cioè, sono un po' in dubbio, sincero. Tra l'altro io oggi una diretta con Filippo Tramontana su Instagram. Ok. Avevo previsto un 3-1 Real Madrid. Forse. Sei in corsa, 1-1, ancora tutto possibile. Massimo, era fallo oppure tutto regolare qui? Sono d'accordo con Giacomo. In Italia avrebbero fischiato fallo e poi io non so che metro di giudizio ha quest'arbitro, però in Italia avrebbero fischiato fallo. Sono d'accordo con Giacomo. Ma è un Giacomo fallo Ferri. Per te è un contrasto? Beh, sei, è sempre il portiere quello. No, ma il contrasto, scusate. Detto che lui, secondo me, ha questo colpo, però il contrasto c'è, insomma, mi sembra... No, Massimo, poi tu quando sai, tocchi il portiere... Massimo, tu sai che il contrasto è piede dell'avversario, il tuo piede sulla palla. Lì Donnarumma calcia di destro, c'ha il sinistro in protezione... Benzema gli dà questa botta, guarda, sulla gamba d'appoggio. Lo stiamo rivedendo, ecco, da qui però non si vede cioè, benissimo. Il contrasto è un'altra me. Cosa. Quando fai il contrasto vuol dire piede tuo, piede ecco, avversario, ecco, guardate un po'. E palla. Sì, forse secondo si me. Vedeva meglio dall'inquadratura di prima in realtà. Comunque, insomma, sicuramente Benzema non prende il pallone. No. Poi, insomma, il metro di giudizio, le valutazioni, queste sono cose... che sono anche soggettive effettivamente in campo internazionale. Comunque sappiamo, il Paris sta rischiando. Adesso sta rischiando, Paolo, l'inerzia è cambiata. L'inerzia è cambiata, adesso l'energia è tutta sul Real Madrid, grazie anche all'inerzia che arriva dal pubblico del Bernabeu, che sta incitando a gran voce i suoi, giustamente. Il Paris Saint-Germain un po' intontito e tramortito dal gol di Benzema. I cambi anche di Ancelotti hanno dato nuova linfa, perché Camavinga, Rodrigo, adesso Lucas Vázquez hanno dato nuova energia. Attenzione a Vinicius, sulla sinistra, prova a giocarla con Valverde, limite dell'area, Benzema danza sul pallone, chiede un calcio qua. Di punizione che l'arbitro non dà. Rodrigo, Lucas Vázquez, siamo sulla destra, adesso Rodrigo mette in mezzo, Kimpembe deve mettere fuori ancora Modric, adesso è un assalto all'arma bianca del Real Madrid che con un gol
si assicurerebbe i supplementari. Camavinga, siamo sulla tre quarti, apre per Alaba che ha alzato moltissimo il suo baricentro di gioco. Benzema defilato sulla sinistra, ancora per Nacho. Adesso i centrali del Real Madrid sono addirittura sulla tre quarti. Camavinga, tutto il Paris Saint Germain dietro la linea del pallone, apre sulla destra per Rodrigo, può provare il cross, ecco qua la palla messa in mezzo a Kimi con il petto per Donnarumma. Paris Saint Germain che prova a rifiatare. Ascoltiamo Simone Inzaghi che parla dell'eliminazione e dei rimpianti, del rammarico per essere usciti da questo doppio confronto. Squadra ha fatto un'ottima gara, c'è del rammarico per la gara di San Siro perché la squadra nel doppio confronto se l'è giocata ad armi pari contro una squadra forte come il Liverpool, quindi c'è un po' di rammarico. Stasera, nel momento che sembrava che loro avessero risentito del gol fatto, purtroppo c'è stata l'espulsione di Sanchez. La squadra dopo 11 anni è riuscita a fare un ottavo di finale, abbiamo trovato probabilmente la squadra più forte d'Europa e ce la siamo giocata ad armi pari. Sappiamo che abbiamo fatto due grandissime prestazioni, secondo me a San Siro probabilmente ancora meglio, e a volte insomma le partite sono indirizzate dagli episodi, perché a San Siro per 75 minuti facciamo una grande gara e prendiamo un gol su palla inattivo a casuale. Stasera siamo stati bene in campo, abbiamo sofferto il giusto su due palle inattive il primo tempo, perché sono una squadra molto molto fisica, e poi nel momento nostro migliore, che secondo me avevamo preso campo, avevamo preso la partita in mano, purtroppo c'è stata l'espulsione di Sanchez, però abbiamo fatto un grandissimo percorso, chiaramente c'è l'amaro in bocca ripensando alla partita di San Siro. Giacomo, sei d'accordo con la lettura che dà Inzaghi di questa doppia sfida? Allora, io sono d'accordo sul discorso che l'Inter secondo me ha fatto due ottime partite, tenendo conto, diciamo, contro buone. Chi, no, contro chi hai giocato, Elio. Io buone partite. Tenendo conto, no, dell'avversario, dico l'Inter ha fatto delle buone partite. Però non condivido quando uno dice ho preso un gol casuale su una palla inattiva. Secondo me quella è una scusante, perché su una palla inattiva, è perciò gioco fermo, tu vuol dire che non hai fatto le marcature nel modo giusto. Perciò non puoi dire casuale. Casuale è quando io rinvio, sbatte contro l'avversario, infatti, o faccio l'autorete. Infatti Firmino, cioè, capisci? L'ha pizzicata bene. Elio, io tipo, il Firmino fa un gran gol. No, ma stai scherzando? Su una palla inattiva vuol dire che io non ho fatto la marcatura giusta, sì, dai. Allora, ha giocato contro forse una delle squadre, se non la più forte d'Europa. Quello lì sono d'accordo, però che tu sei uscito e questo è casuale, no, quello là meritavamo di più, quello è, però sei venuto a casa. Cioè è quello dove, no, io non riesco. La consolazione che gli può restare è che hai affrontato la squadra, una delle squadre più forte d'Europa. Più forte d'Europa, e te la sei giocata. Sì, però va anche, e non hai fatto la figura del 5-0, del 6-0. No, beh, certo, quello sicuramente. Devi contestualizzare anche il momento in cui vai a giocare una partita. Il Liverpool è andato, ha fatto una partita non bella secondo me. L'Inter ha giocato bene, però poi appena hanno accelerato due minuti hanno trovato due gol fuori casa. Ieri va a giocare in casa sua. No, non hanno accelerato. Ma ieri sembrava di vedere una squadra che faceva, da fermo, dai, non dico un allenamento, ma qualcosa di più. Sul 2-0, sullo 0-0 erano tranquilli, hanno preso tre pali, una traversa, due pali. L'Inter ha trovato un Eurogol con Lautaro Martinez, che ha trovato veramente una giocata secondo me anche un po' casuale, perché quel tiro lì, vabbè, secondo me casuale o no, ha fatto un gran gol. No, ha sbagliato un gol prima che era molto più semplice e poteva cambiare la partita. Il calcio è questo. Però c'è un punto molto semplice su questa partita qua. Cioè io mi sono sentito per tre anni rompere la qualsiasi cosa per il fallo di Pjanic a San Siro, della famosa partita che non c'entrava niente con voi per lo scudetto, tra l'altro. E adesso mi dite che mi fate passare il primo fallo di ieri di Alexis Sanchez come un fallo probabilmente, guarda, da rosso. Quello dopo era rosso, dopo la pubblicità ve li faccio primo, vedere tutti secondo, e due, così, così li riguardiamo, sia il primo che il secondo. L'Inter doveva rimanere in 10 su quel fallo lì. Già nel primo tempo. È andata bene che l'ha avuto durante 20 secondo minuti. Secondo me, io se fossi stato allenatore dell'Inter, dico, abbiamo fatto una partita ottima, siamo andati in vantaggio, siamo stati ingenui dopo, sì, subito però, dopo il primo gol. Punto, finito. Giacomo, tu non avresti pensato dopo il primo fallo di Sanchez di toglierlo dal campo con un giallo del genere? Lo per stava, come stava giocando? Lo stava togliendo, non ha fatto tempo. Fra 20 minuti ci ha messo però a fare l'altro fallo. L'ha tolto, anche se dopo il derby era stato criticato, però, scusate, perché aveva tolto i giocatori ammoniti. Inzaghi,
se c'è uno che non sa leggere le partite. Ma sono d'accordo con te su questo. Ma quello ma... è proprio lui. Poi la guarda, dopo leggere. La pubblicità ci rivediamo allora, gli massimo, episodi uno, e sento uno, due, anche due. Gli altri. L'importante è qualificarsi, chiaro.